Eccoci al ristorante numero 2, si chiama Nostimon Hellas. Stasera sono andato di pesce, ho preso un sarago arrosto, mentre Alice un hamburger di capra con del pane nero che c'ha veramente un bel aspetto. Eccoci qua ragazzi, stasera è una serata veramente bellissima, non tira un alito di vento. E noi ci troviamo a Agios Procopios, che si trova tra Naxos e Agiana, che sono le due maggiori città. Stasera andremo a provare il terzo e ultimo ristorante, si chiama Giannulis. Abbiamo delle aspettative altissime, stellari, perché TripAdvisor lo recensisce come uno dei migliori ristoranti dell'isola, se non il migliore. Ieri eravamo al mare e c'eravamo accanto a un gruppo di italiani che sono stati tutti due ore a parlare tra di loro di quanto era buono questo Giannulis, volevano tornare per forza da questo Giannulis, quindi sì, quindi siamo gasatissimi. Ora noi siamo arrivati un po' presto, sono le 6:30, ma siamo passati davanti al ristorante e c'era già la fila fuori. Per farvi capire, da una parte ok, può essere buono quanto vi pare, dall'altra comunque ti fa pensare, perché se non ci fosse TripAdvisor e tutte queste cose magari ci sarebbe meno gente da Giannulis e più gente dagli altri, che erano completamente vuoti. E anche noi stasera abbiamo deciso di seguire la massa, andremo da Giannulis, quindi ci vediamo lì. Dai, siamo esimi ma fiduciosi. One eternity later. Dai, siamo primi, eh? Cioè, ci hanno offerto il vino mentre eravamo in fila. L'abbiamo fatta finalmente, non è stata lunghissima e nemmeno il tempo di mettersi a sedere ci hanno offerto l'antipasto. Guardate che robetta. Dovrebbe essere un purè fatto con le fave di Naxos, se non sbaglio, vero? È già arrivata la roba, io ho ordinato la roba. Suona male, però io ho ordinato un'orata alla griglia e Alice ha ordinato, non ci si ricorda come si chiama, dovrebbero essere zucchini ripieni. Com'è? Buono, bravo. Abbiamo finito di mangiare e ci hanno offerto il dolcino, ma non uno, ci hanno portato tre assaggini diversi, ora ve li faccio vedere, e poi una brocchettina di rachi, che è un tipico liquore greco che ho già bevuto diverse volte, è molto buono e anche piuttosto forte. E rieccoci qua, siamo arrivati a casa. Alla fine le conclusioni le facciamo da qui, perché avevamo bisogno di controllare anche vecchi punteggi per capire chi sarà il vincitore di questo video. Prima di tutto però diamo i voti a Giannulis. Allora, per quanto riguarda la location, abbiamo dato un 7,5, giusto? Sì. 7,5 perché anche qui c'è la strada proprio a due passi, letteralmente, e però nonostante questo il localino comunque è arredato bene. Accogliente. Accogliente, sì, molto accogliente. Dopodiché, alla voce menù, abbiamo dato un 8,5, giusto? Sì. 8,5 perché, allora, io ho preso un'orata che era buona, non ai livelli del pesce che ho preso l'altra sera, era anche un tipo diverso di pesce, però l'altro mi era piaciuto un po' di più. Mentre Alice aveva preso un piatto a base di zucchine, c'era anche della carne, mi sembra, e quello lì era molto buono. Quindi 8,5, però comunque si è mangiato molto molto bene. Il servizio lo lasciamo per ultimo perché dobbiamo spenderci due parole al riguardo. Ok. Veniamo al conto. Abbiamo speso in due 30 euro. Che, considerando che ci hanno offerto l'antipasto, ci hanno offerto il vino in fila, il vino quando eravamo in fila, ci hanno offerto tre assaggini di dolci e l'amaro. Considerando tutto questo, 30 euro mi sembra un prezzo più che accettabile. Alla fine 15 euro a testa si è mangiato come maialini. Sì. Sì, sì. Quindi il conto abbiamo dato 9. Un bel 9, sì. Ultima voce. Sì. Il servizio. Il servizio
secondo noi è il punto top dei ristoranti. Non solo secondo noi, penso secondo chiunque, abbiamo capito perché Giannullis è così comunque apprezzato, e è sicuramente per il servizio, perché ci sono una decina di ragazzi, tutti greci, a fare i camerieri, e questi ragazzi vanno veramente come schegge da una parte all'altra, super cordiali, super spigliati, intanto ti si fermano a chiacchiera mentre ti portano la roba, si fermano, lasciano assaggini a destra e a sinistra, veramente loro fanno metà del lavoro. E quindi niente, alla quarta e ultima categoria, quella del servizio, gli diamo un bel 5 e 5-10, perché veramente è troppo forte, questi ragazzi veramente meriterebbero. Sì. Questi erano i voti di Giannullis. Adesso abbiamo già fatto le somme, quindi tenetevi forte, perché al terzo posto di questa classifica dei migliori ristoranti di tutta l'isola di Naxos troviamo Nostimon Hellas, che ha realizzato ben 31 punti. Al secondo posto invece troviamo O Vasilis, che è il primo ristorante che abbiamo provato, che si posiziona con quanti punti? 33. Con 33 punti. Mentre per esclusione al primo posto, ci duole dirlo, ma dobbiamo dar ragione a TripAdvisor e a tutte le recensioni che abbiamo trovato in giro, e anche a quel gruppo di italiani che ci hanno assillato tutto il pomeriggio, ma il servizio di Giannullis ci ha veramente stregato. E poi comunque si mangia bene. Bisogna dire che in qualsiasi di questi tre ristoranti andiate, mangiate comunque bene, l'atmosfera è piacevole, quindi come cascate in piedi. Però Giannullis a noi ci è sembrato un passo avanti. E quindi Giannullis si aggiudica al primo posto di questa nostra classifica con ben 35 punti. Detto ciò, questo video può giungere al termine. Spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, chiudi.